Siamo live lunedì 25 marzo, benvenuti a questa nuova Q&A. Tantissimi argomenti su cui confrontarci, soprattutto in considerazione che la settimana scorsa vi è stato un default tecnico mentre ero in hotel, improvvisamente è collassato la rete e anche la connessione elettrica, pertanto non è stato possibile continuare con la diretta live. Pazienza, succedono, almeno adesso siamo finalmente ritornati in condizioni di normalità. Vediamo quelle che sono le novità, soprattutto anche richiamando i feedback che io e alcuni miei colleghi abbiamo portato a casa, non solo dall'investing, ma dell'investing di Napoli, ma proprio dall'interazione che abbiamo potuto avere tra di noi anche in privato. Faremo un update su Road to 100K, quali sono le novità, poi Iterrun, che è la novità che era stata annunciata nelle settimane precedenti con concomitanza come lancio proprio con l'Investing di Napoli. Poi andremo a vedere ETP sul mercato europeo e novità per quanto riguarda l'ecosistema di Solana, in particolar modo Jupiter. Ad ogni modo, poi andiamo a prendere le domande una a una. Partiamo da Iterrun. Questa è un'anticipazione, anzi, più che anticipazione, vediamolo dal vivo, perché c'è stato un ingresso un'ora fa, una cosa del genere, su 6 con un perpetual 5.000 pezzi a 0,8435. Stop loss e take profit verranno comunicati forse stasera o domani, facciamo così che si vede meglio, o domani mattina. Ad ogni modo, Iterrun nasce con una finalità sia educativa che poi anche ovviamente di performance, perché si vuole realizzare un PAC su Bitcoin utilizzando TBTC, andando a swappare di volta in volta i profit che si otterranno ovviamente al netto dei loss. Non si potrà sempre performare, ci saranno delle volte in cui anche la mia operatività, anche i trading system che utilizziamo e utilizzo vanno in stop loss. Ad ogni modo, ciò che conta è il risultato nel suo complesso. Il tutto è stato lanciato il 15 di marzo con una prima anteprima e poi venerdì scorso a Napoli, in cui si è data visibilità di una seconda operazione, in questo caso short su TIA, che è stata chiusa poi 24 ore dopo. Cerchiamo di fare il punto su che cos'è, per chi ancora non l'avesse capito. Innanzitutto bisogna operare su un DEX di Solana. Io consiglio vivamente ZMarket, non ci guadagno niente a dirlo e non mi interessa guadagnarci, perché la finalità di questo nuovo esperimento con denaro reale sarà quello di shortare, lungare rispettivamente Bitcoin, Ethereum, Solana, Bond, TIA, SEI, JUMP, Dimension, JTOR, Bitrum e PIT, a seconda delle condizioni di mercato. E come potete notare, ogni profit sarà swappato in TBTC. Per chi non sapesse che cos'è TBTC, è il corrispondente di Bitcoin su Solana, wrappato al 100%. Ora, tanto per far vedere che cosa è accaduto, posso vedere la funding history, eccolo qua. No, la transfer history, così lo vediamo dal vivo. Tanto poi ci sarà forse giovedì o venerdì, no, venerdì santo. Giovedì ci sarà il primo episodio della serie che spiega come funziona. Ora, questo specifico esperimento con denaro reale è stato lanciato con 25.000 USDC, quindi 25.000 dollari di controvalore,
E si sono state fatte per adesso solo due operazioni chiuse in gain e una in corso attuale. La seconda nuovamente come la prima su, scusate, la terza come la prima nuovamente su 6. Come potete notare, vi è già un prelievo di 1000 dollari perché grosso modo l'account era arrivato a circa 26.400, quindi mantenendo sempre una piccola parte, una piccola dotazione, verranno prelevati a colpi, che ne so, di 500, 1000, qualora ci saranno, ripeto, i gain. E vi faccio vedere che come l'ambizione è stata menzionata su il progetto, eccolo qui, questo sarà l'address pubblico dell'esperimento che proprio nella giornata odierna ha andato a suo pari 1000 dollari, grosso modo qualche do, grosso modo qualche un'ora fa o qualcosa del genere, siamo a 1,5 centesimi di TBTC. Ora, qualcuno dirà, ma perché usare TBTC? Perché l'impatto in termini di swap e di transazione con Bitcoin, con TBTC, che è il Bitcoin di Solana, è sostanzialmente pari a zero. E questo ha un vantaggio competitivo non da poco. Per quale motivo? Perché quando si arriverà auspicabilmente a detenere un certo tipo di dotazione, quel TBTC potrà essere convertito al 100% nativamente con Bitcoin, che è l'ambizione appunto che ha l'esperimento con denaro reale, ossia arrivare a un determinato momento di mercato o a fronte di non so quanti trades bisognerà effettuare per arrivare auspicabilmente a quel risultato e anche quanto tempo. Quando si arriverà a un TBTC, che sarà appunto il corrispondente di un Bitcoin, si potrà swappare tramite il network di threshold. Quindi voi consegnate TBTC e vi viene assegnato un Bitcoin attivo, ovviamente su un address legacy. Ne ritorneremo comunque a parlare di volta in volta. Sarà interessante proprio riuscire a capire se si otterrà questo tipo di risultato nel corso del tempo. Lunedì, cos'è? Giovedì ci sarà appunto la prima puntata che spiega i rischi, la modalità operativa, le ambizioni, gli obiettivi e tutto quello che ne segue. Facciamo adesso un salto su Road 200K perché nella settimana scorsa è aumentata la dotazione di Synthetix. Synthetix sono stati acquistati altri 100 pezzi perché si ritiene che possa essere una delle crypto asset che darà grande soddisfazione nei prossimi mesi, almeno questa è l'ambizione anche in questo caso. Come potete notare, siamo ormai a cos'è, 126%? No, 226%. 3, 2, 200. Sì, 226, qualcosa per cento dal momento del lancio. E l'aspetto più importante, a mio modo di vedere, dell'esperimento è rappresentato dalla componente di liquidità non ancora investita, che è pari a 30% dell'importo originario. Ricordo, per chi non lo conoscesse ancora, siamo partiti con 10.000 euro. Oggi, con i vari ribilanciamenti, siamo a 32.000. Stiamo sovraperformando il benchmark di oltre 25 punti percentuali. Quindi, chi avesse statisticamente replicato l'andamento del benchmark, oggi si troverebbe appunto con 25 punti in meno, che sono tanti, soprattutto considerato che al momento attuale il portafoglio è disinvestito per appunto, come potete notare, 3.144. A dire la verità, ci aspettavamo anche per gli chain una contrazione nelle successive giornate o settimane, ma a quanto pare bisogna dare adito alle analisi di alcuni emittenti, a cominciare da Enel,
ETC Group, che per chi non lo sapesse è il primo emittente di ETP in Europa per Bitcoin, con il primo che ormai continua a mantenere lo scettro in termini di AUM. Ebbene, cominciano, ed è anche quello che è stato in parte desunto dall'investing di Napoli e in parte anche dai raffronti con alcuni miei colleghi, sia trader che gestori, che ovviamente hanno iniziato a operare anche loro su Bitcoin and Company e ritengono molto plausibile che il ciclo attuale sarà completamente diverso e presenterà anche delle spiacevolezze nel lungo andare. Come potete notare da questo editoriale che è stato pubblicato 4 giorni fa, ci sono plausibili convinzioni che l'halving possa andare ad essere apprezzato prima che quest'ultimo arrivi. E a causa, o purtroppo per la presenza dei tanto famigerati tre ETF statunitensi, non dico neanche tutti, ma solo tre, ci troviamo in una condizione di anomalia, in quanto questi strumenti continuano a effettuare pressione in acquisto. In certi momenti abbiamo notato cosa accade quando questa pressione viene meno a causa degli smobilizzi plausibilmente per prese di beneficio. Questo potrebbe, ed è la paura che hanno iniziato a dimostrare alcuni, spingere effettivamente la quotazione già, non so, a 100.000 o forse anche sopra 100.000, ripeto, è una ipotesi, addirittura entro la prima parte del 2024. Ora, se si dovesse verificare questo tipo di scenario, tra 90 e 100.000 ci saranno pesanti, pesanti scarichi, e quei pesanti scarichi potrebbero zavorrare tantissimo la price action. Quindi questa probabilmente è una fase completamente nuova, che non ha neanche più senso andare ad analizzare rapportandola a quelle precedenti. Sarà sempre molto arduo comprendere qual è il sentiment complessivo del mercato, arrivando a un punto tale in cui bisognerà accettare l'idea di, se avete performato molto, capitalizzare il 50, il 75%, lasciare correre il resto, oppure spacchettare la vostra posizione in quattro tranche e lentamente smobilizzare, perché poi quando si tratterà di uscire sarà sostanzialmente impossibile riuscire a farlo sia in prossimità dei massimi di mercato, ma soprattutto con prezzi medi di uscita stabili o stabilizzati. E questa è una convinzione che io e tanti colleghi ormai abbiamo, su cui siamo in sintonia, cioè è inutile da adesso in poi concentrarci su come uscire e a che livelli di prezzo di obiettivo, non a quello che si ritiene andrà, perché cominciamo ad avere discordanze anche di vedute. C'è chi per quest'anno ritiene non verosimile il raggiungimento di 100.000, chi altri invece dà addirittura chiamate addirittura molto più consistenti. Faccio una premessa di cui parleremo mercoledì alle ore 18 con un consulente finanziario indipendente. C'è troppo ottimismo dilagante, trasversale, non solo sul mercato cripto, ma anche sui mercati finanziari tradizionali, che sono molto sensibili al mood sui mercati finanziari. In seconda battuta, sembrano ignorati ormai i rischi su due fronti di guerra, e l'ultimo, cioè scusate, l'ultimo, il primo, quello vicino in casa nostra, ha cominciato a diventare un po' preoccupante, perché andando anche a prendere gli editoriali della stampa generalista in questi ultimi 5-6 giorni, abbiamo visto titoli del genere, titoli del tipo: noi europei siamo un po' troppo ben abituati, sembra che ci siamo dimenticati che esiste anche la guerra, e per se oltre 75 anni, grazie
alla NATO, tutto sommato, non abbiamo mai avuto questo tipo di paura o rischio. Adesso il fatto che conflitti militari siano al di fuori dei confini europei ci abbiano lentamente assuefatti all'idea che non potremmo mai essere chiamati o coinvolti in le vicende che hanno toccato le ultime 36 ore, 48 ore, la Russia che comincia a puntare il dito sull'Ucraina, la quale a sua volta dovrebbe aver avuto una qualche sorta di complicità con l'ingresso dei mercenari jihadisti in Russia, Mosca, sempre da dimostrare e verificare, sta alimentando la tensione in Europa orientale che potrebbe, come potete, che potrebbe detonare arrivando appunto ad un innesco di conflittualità con la NATO, non più Ucraina-Russia, ma NATO-Russia. A quel punto l'Europa tornerebbe a vivere tempi di guerra e non sappiamo che tipo di ripercussioni ci potrebbero essere sia sui mercati finanziari che poi anche nel vivere quotidiano, perché come abbiamo detto prima, da oltre 75 anni gli europei dormono sonni tranquilli proprio grazie all'assenza di conflitti militari. Se andiamo a studiare la storia dell'Europa, è abbastanza raro trovare una mancanza di conflittualità per oltre per meno di 50 anni. Quindi noi stiamo vivendo come europei una fase storica che è idilliaca da saperlo. Più dall'altro lato, in l'altro lato del Mediterraneo, ci troviamo con un genocidio conclamato in Medio Oriente, con rischi di estensione del conflitto e così via. Quindi ci ritorneremo poi più avanti. In sintesi, il quadro che emerge è da una parte un ottimismo sfrenato ovunque, che deve iniziare a far accendere la luce verde, perché come bisogna preoccuparsi quando c'è troppo pessimismo, allo stesso modo ti devi preoccupare quando c'è troppo ottimismo, soprattutto in presenza di fenomeni che sono in questo momento ignorati, sottopesati o in taluni casi addirittura anche opportunamente valutati. Ritornando quindi ai TC Group, come previsione, la nuova ciclicità porterà a un nuovo tipo di operatività che potrebbe anche compromettere il 2025, vale a dire i massimi di mercato storici assoluti si potrebbero verificare durante quest'anno, 2024, e poi 2025, tutt'altro che un proseguimento della fase propulsiva delle quotazioni, causa appunto deterioramento in ambito geopolitico. È da sapere, perché se questo è una roadmap plausibile, bisogna accettare l'idea di uscire dal mercato, cominciare a ridurre, fare de-risking, ridurre le proprie dotazioni, portare a casa a plusvalenze, profittabilità e così via, e poi ripensarci. In passato, il precedente ciclo, che forse era più interessante, non avevamo appunto queste, chiamiamole così, incognite. Da una parte due operatori di settore che continuano ad acquistare progressivamente con picchi di volatilità, e dall'altra rischi geopolitici in ambito militare. Chiusa parentesi su ETC Group, passiamo adesso a Terran. Ricordate, giovedì c'è il primo video editoriale che spiega come funziona il tutto e farà capire, per chi vorrà seguirlo, le modalità operative. Ricordo che tutti gli ingressi, sia long che short, vengono pubblicati in tempo reale su Twitter e anche su Instagram. Ora andiamo su prima di prendere le vostre domande, andiamo su Solend. Che cos'è Solend? Principale marketplace per mettere a reddito parte delle proprie dotazioni. Ad esempio, per quanto riguarda le stablecoin, come potete notare, USDC ha
una profittabilità dell'11%, oltre l'11%, sotto forma di lending. Quindi chi ha un certo tipo di dotazioni, se si accolla e accetta il rischio di metterla all'interno di protocollo di lending, che ovviamente utilizza tutta una serie di protezioni per evitare i tipici rischi della DeFi, potrebbe incassare questo tipo di flusso di income, che comincia a diventare interessante, perché qualora si decida di smobilizzare determinate dotazioni e quindi fare dei rischi, accettare di capitalizzare determinati risultati, si può parcheggiare provvisoriamente la liquidità ricorrendo a queste soluzioni di decentralizzate per la messa a reddito di stablecoin. Ce ne sono altri molto più famosi, cioè altrettanto famosi, con una redditività superiore, tipo anche MarginFi, che è un altro contenitore di DeFi, per protocollo DeFi di Solana, tra i primi 3-4 per volumi complessivi, in cui la redditività aumenta ulteriormente. Io sconsiglio di andare, cioè già intorno al 10% cominciare a mantenere un approccio prudente. Ricordate che state prestando la vostra dotazione a terzi, e questi terzi vengono gestiti, quelle dotazioni vengono gestite con smart contract, con tutta una serie di algoritmi che sono strutturati per proteggere la solvibilità e la stabilità della piattaforma, per cui siete sempre esposti con il tempo a quel tipo di rischiosità. Chiusa Solend, ritorni, Road 200K, come abbiamo detto, ha avuto un incremento su Synthetix, possibilmente questa settimana o anche la prossima ci potrebbe essere un ingresso su Jupiter o su Starknet. Si è abbandonato definitivamente TIA, ritenendola una di quelle crypto asset che era stata gonfiata durante il precedente anno con tante aspettative. Ricorda un po' Aptos lo scorso anno, quindi TIA è uscita dai radar, casomai si cavalcherà con Iteran nuovamente con un'altra posizione corta. Potrebbe anche entrare Polis all'interno di Road 200K. Ad ogni modo, da adesso in poi, vista tutto quello che abbiamo menzionato, è prioritario iniziare a trasformare, a rendere il portafoglio il più resiliente possibile. Passiamo adesso a un altro prodotto. Dov'è? A un altro prodotto che ha iniziato ad essere inserito nella Crypto Asset Allocation di UChain, ricorrendo agli ETP, che è il Cosmos ETP Physical Staked, che ha il vantaggio di innanzitutto non avere onerosità, nel senso che si tratta, al pari degli altri, di un ETP che ha la piena copertura fisica e il vantaggio, come potete notare, di non costare niente, primo, e generare uno staking reward del 5%. Qualcuno potrà dire, ma come lo incasso questo 5%? Non lo incassate, ha una natura incrementale. Significa che su base annua la vostra dotazione, cioè il valore, le quote del NAV che avete, aumentano del 5% in automatico su base annua, che è sostanzialmente l'incremento che ottiene l'emittente nel mettere a staking la dotazione, in camera le rewards, con una parte va a sostenere
i costi di strumento, che pertanto vengono sterilizzati, e il resto viene riassegnato al fondo con ottica appunto trimestrale. Pertanto, anche andandolo ad analizzare su base annua rispetto a Cosmos non messo in staking, noterete che c'è questo differenziale. È un prodotto molto interessante perché, e mi è capitato di farlo presente anche negli ultimi incontri di Visual, c'è le persone che non si rendono, in Italia c'è una bassissima consapevolezza dell'importanza di gestire l'efficientamento fiscale. Gli ETN, che rientrano nella categoria di ETP, consentono questo tipo di beneficio, ossia andare in elisione, quindi compensare perfettamente eventuali minusvalenze realizzate. Ricordate, per chi ancora non lo sapesse, acquistate un ETF, acquistate due ETF, quello che volete, ETF, non ETP, ETF. Sul primo guadagnate 10.000, sul secondo perdete 10.000, li chiudete. Qualcuno potrebbe pensare, su uno ho guadagnato il 10, sull'altro ho perso il 10, perfetto, mi ritrovo con una condizione di parità. No, non funziona così, perché quando vendete quello che sta realizzando 10.000, subisce un prelievo al 26%, quindi ve ne trovate 7.400. Quando vendete quello in perdita, vi trovate una minus da 10 da compensare con il tempo, e non la potete compensare con un ETF, la potete compensare solo con o ETN o certificati. Faremo prossimamente una super live dopo Pasqua con un emittente di certificati cripto che consente di capire come poter compensare le minus ottenute su altre componenti di portafoglio ricorrendo ai certificati su cripto. In questo caso i certificati saranno solo su Bitcoin ed Ethereum, perché per ora non vi è molta, in Europa non vi è molta disponibilità di altri certificati, soprattutto liquidi. Passiamo a Torino DAO, perché Torino DAO ormai, scusate, alla Treasury di Torino DAO che sta letteralmente skyrocketing. Siamo proiettati verso i $500.000 di Treasury, e per chi sta seguendo a distanza il progetto sa che dopo Pasqua ci dovrebbe essere l'approvazione di un airdrop, cioè ossia tutti gli address che detengono almeno un NFT di Torino DAO saranno entitled, cioè riceveranno una dotazione di airdrop, scusate, riceveranno un drop di un token di Solana in relazione a quello che verrà deciso poi dalla DAO nelle prossime settimane. Ci sarà un giorno specifico in cui si effettuerà lo snapshot degli address, quindi a un orario predefinito. Tutti gli address che verranno captati detenere almeno un NFT riceveranno questo. Seguite il tutto, perché dovremmo essere la prima DAO in Italia che fa qualcosa del genere. Quindi c'è un aspetto anche dal punto di vista organizzativo, informatico, tecnologico molto interessante, che fa capire come oggi non è sia tanto semplice fare un airdrop a costo praticamente zero su altre chain. Faccio notare che l'Evata Solana l'ha elevato un Medlets che ormai viaggia intorno ai $30.000 di controvalore. La prima posizione in termini di controvalore è Render, seguita da Pit e seguita da Ray. Probabilmente nelle prossime settimane vedremo, o nelle prossime giornate vedremo, un aumento della dotazione di ossia di Jupiter. Potete notare che è una treasury multi asset in cui ci sono diverse dotazioni, sono indicate diverse dotazioni in portafoglio, tra cui anche Smog. Notate Smog, che è una di queste nuove meme coin che
dovrebbe fare chissà quali numeri. È interessante rendersi conto della diversità che ha la fase C, la fase attuale rispetto a quelle passate, perché adesso i ragazzini giovani non comprano Bitcoin, non comprano Ethereum, vanno direttamente sulle meme coin di Solana, ritenendole queste ultime come il nuovo biglietto della lotteria. Ed è un cambiamento di natura storica, perché durante anche l'investing io ho chiesto a ragazzi giovanissimi, universitari che seguivano l'andamento del mercato cripto e così via, che mi hanno visto ai panel dei massimalisti di Bitcoin, cosa fai qua? Ma ascolto, e io di controbattuta, investi in Bitcoin? No, assolutamente. Allora Ethereum? No, assolutamente. Per quale motivo? Allora stai qua ascoltando cosa ti raccontano su Bitcoin? Mi interessa capire dove potrebbe andare questo tipo di crypto asset. Secondo me, questi ragazzi universitari di 19, 18, 19, 20, 21 anni preferivano appunto investire quelle poche dotazioni che avevano per l'età che hanno in qualcosa di innovativo. Quindi, da una parte, ho visto tantissima enfasi sull'AI, poi il real world asset e non di meno i meme coin. Ed è questo che sta cambiando. Cioè, rispetto al passato, non si va più su Bitcoin, non si va più su Ethereum per chi crede nella bull run, ma si va a caricare di qualcosa che a loro modo di vedere potrebbe dare questo tipo di soddisfazione. Bene, chiusa la parentesi e adesso andiamo su a prendere le vostre domande. Ricordo, prima che terminiamo, che poi mi vada via magari ancora la voce, mercoledì alle 18, super live con un consulente finanziario indipendente. Vedremo appunto la rischiosità di mercato legata a un eccesso di ottimismo, appunto ignorando ormai tout court quelli che sono i rischi a cui stiamo assistendo. E poi alle 21 c'è la seconda puntata, la seconda round table di ISA, Italian Solana Alliance. Alle 21 faremo proprio un quadro, un focus su Solana, l'ecosistema, aspettative di price prediction, mercato NFT, real world asset, meme coin, con i quattro interlocutori che ovviamente fanno parte della Italian Solana Alliance. Vediamo assieme domande da parte vostra. Ciao Francesco. Attenzione, perché il COPA claim non è detto che sia passato. Si aspetta la pubblicazione integrale della sentenza con tutti i richiami e così via, e lo stesso Wright ha detto che plausibilmente si potrà fare, cioè potrebbe essere valutato l'appello, proprio come accadde lo scorso anno su il diniego di poter brevettare il paper, brevettare o riconoscere il copyright del paper di Bitcoin. Per cui vediamo se effettivamente ci sarà la decadenza della fattibilità dell'appello, perché se così fosse, appunto, tutta la vicenda COPA claim diventa un rischio esogeno non più esistente. Nel senso, ormai è sdoganato. Quali ETP detenete con Uchain? E tu a livello personale? Beh, non è che posso, così c'è, condividere tutto il portafoglio. Alcune dotazioni sono note, altre le manteniamo anche per riservatezza aziendale. Ad ogni modo, le puoi provare a comprendere osservando l'allocazione societaria. Mauro, segui ancora Starata? Sì, che cosa ne pensi di acquistare un server per farci girare FireDancer e così via? Beh, FireDancer sarà la novità forse di quest'estate per quanto riguarda l'ecosistema di Solana, e proprio FireDancer dovrebbe generare un boost incredibile. Solo chi opera all'interno di questa
questo ecosistema che si rende conto che cosa significherà Fire Dancer poi per Solana. Quindi noi continuiamo a mantenere forte confidenza sul tutto. Raul, sì, Raul, segui mercoledì alle 18 che ti renderai a conto di quelli che sono il tutto. Ciao Lorenzo, prospettive su SEI e TIA vengono gestiti, beh, TIA esclusivamente in ottica tattica, SEI fa parte invece, SEI invece fa parte di Road200K e anche di la nostra locazione. Ciao Vincenzo, con Solana si fa la grana, l'abbiamo capito in tanti, soprattutto anche durante l'investing. Dino, qua vi faccio un po' una provocazione. Non è il, adesso tutti stanno parlando di real world asset, in realtà è The Pin che vi dovrebbe interessare. Decentralized Infrastructure Network, quello è il settore che in questo momento è poco attenzionato, quasi ignorato, e tutti sono focalizzati su real world asset che ha tempistiche di realizzazione rispetto ai The Pin molto più ampie. Il real world asset rischia di essere una bolla similare a quella del metaverso, e lo stiamo proprio percependo. Lo stiamo percependo in seno anche all'ecosistema Solana. Allora, Gas, mi sembra che il funding sia molto elevato per fare operazioni di perpetuo, lo sbaglio? No, tutt'altro, si è scelto Zmarket proprio perché puoi scegliere la dotazione size che vuoi in relazione a quelle che sono le tue disponibilità. Ciao Guido. Sì, e qua questa è un'altra provocazione. Anziché comprare Bitcoin, comprate uranio, o se non altro mettete una parte consistente di uranio all'interno del vostro portafoglio, perché siamo innanzi a una fase storica epocale in cui l'uranio diventerà uno delle commodity più ricercate, perché la transizione energetica, affinché possa avere efficacia, quindi produrre consistenti risultati, obbligherà paesi come Cina, ma anche Europa e parte degli Stati Uniti a convertire gran parte della produzione elettrica ricorrendo all'energia nucleare, che è l'unica in grado di non emettere CO2 sull'atmosfera, poi apre a tutta una serie di altre problematiche, ma è proprio quello che è emerso durante COP28 agli Emirati Arabi Uniti di novembre, proprio specificato la convergenza mondiale nel aumentare la produzione di energia elettrica da fonti nucleari. Sì, bellissima questa, Guido, sei, guarda, straordinaria. Per quale motivo alcuni traders si stanno insultando in maniera diretta e pesante tramite chat e video sulle piattaforme sociali? È partito da, io penso che ti riferisci a trader, quelli tradizionali, quindi che non operano nel mondo cripto, perché è partita su Facebook una specie di campionato di chi è il trader più, no, bravo, più conosciuto, cioè, per me l'aggettivo non mi ricordo, diciamo il più noto o più famoso. Ci sono iscritti, non so, 20, 30, anche maggior parte li conosco tutti, nessuno di loro sta sul mercato cripto, fanno trading tradizionale, e due di loro hanno iniziato a dire che le votazioni erano truccate, non ha senso chiamare trader il tizio XY perché è un baro conosciuto e così via. Quindi questo accade su Facebook, io personalmente non mi interessa più di tanto, preferisco eventualmente farmi notare per performance e così via. Ciao Adamo, anche a te, attenzione, real world asset, probabilmente come il metaverso nel 2021. Se così fosse che Bitcoin arriva a 100.000 entro il primo semestre, eh sì, e questo
Come abbiamo fatto vedere prima, Michael, io personalmente, visto il ciclo anticipato, credo che al 2025 non ci si arriva. È proprio quello che sta emergendo potenzialmente come rischio, che non deve essere sottovalutato. Già il fatto che ti trovi con una condizione di mercato forte impulso, forte momentum, cosa? A 2 settimane, 3 settimane prima dall'halving, annullando pertanto tutte quelle che erano precedentemente le convinzioni, anche se si tratta in definitiva di 3 cicli che statisticamente non contano niente, come ha detto il professor Bertelli durante iQuant, cioè non contano niente 3 rilevazioni, cioè 3 cicli di 12 anni non hanno alcun tipo di rilevanza statistica, creano solo i modelli per le self-fulfillment prophecy, cioè le profezie auto-avverantisi. Alessio, e pertanto noi stessi, anche come gli uccelli, adesso abbiamo iniziato a valutare lente fasi di smobilizzo, comprese di profitto, man mano che ci avvicineremo, se ci avvicineremo a questi 90-100.000. Ad ogni modo, per chi non lo sapesse, io durante l'investing ho chiesto a tutti i miei colleghi, quelli che hanno dotazioni che contano e che sapevo che erano esposti in Bitcoin, con chi il Bitcoin tradizionale sui exchange e chi con ETP o eventualmente con MicroStrategy o Coinbase, quindi che ritengono che se Bitcoin sale, queste azioni salgono, a 90.000, intorno a 90.000 venderanno tutto. Almeno questo è quello che mi hanno detto. Poi se non lo fanno, sono scelte che potrebbero essere. Sono cambi di opinioni che potrebbero essere conseguenza di un mutato clima di mercato. Alessio. Sì, amici miei, non dell'avventura, Algorand, bye bye, thank you. È finita la storia d'amore con Algorand. Faccio i miei auguri a tutti quanti. Riteniamo che in questo momento, se si verifica questa fase di espansione, Algorand, pur avendo una tecnologia e un ecosistema interessante, sta sottoperformando tantissimo, non ha più significato il nostro modo di vedere, continuare a portarla avanti. Quindi, ed è il motivo per cui chi è molto giovane adesso non va ad investire in Bitcoin ed Ethereum, perché è consapevole che se ci sarà questa fase di espansione mostre delle quotazioni, 100.000 su Bitcoin magari fanno più 40%, 100.000 su altri basket, su un basket di altcoin magari fa 250%, ed è quello su cui noi puntiamo. Nicola, è un payoff questo. È chiaro che man mano che adesso si salirà e si salirà in presenza di Si salirà in presenza di pomposità ottimistica, noi cominceremo a ridurre le dotazioni. Questo per ragioni fondamentalmente di protezione del capitale, gestione del rischio. Se stai già performando tanto, devi iniziare ad accontentarsi. Sarà impossibile uscire sul massimo. Non so chi ci riuscirà. E faccio i miei auguri a tutti quanti voi di riuscirci. Di Aist, tenetevi forte che ci sarà una puntata dedicata a Di Aist, perché in questo momento Di Aist sta soffrendo notevolmente, in quanto chi aveva disponibilità e capitali e dotazioni le ha vendute per andarsi a posizionare sull'ecosistema di Solana. Di Aist ha performato tantissimo quando eravamo o in bear market o in una fase di contrazione complessiva o mercato choppy. Adesso, in cui ci si rende conto che le altcoin principali dentro l'ecosistema di Solana fanno magari 10% in un giorno, è difficile che hai quel tipo di operatività. Simone, pensando al peggior scenario, secondo la tua esperienza, quale sarebbe il miglior asset per non perdere i propri capitali guadagnati con fatica? C'è il rischio per l'inflazione causa guerra? Qui si potrebbe parlare per ore e ore. Ad ogni modo, se ci fosse una guerra,
Ci sono paesi che hanno allertato parte della popolazione civile per i richiami. Non so cosa potrebbe accadere, di certo i mercati non saliranno, e tantomeno saliranno le cripto. Quindi, se volete rendervi conto, io ricordo quando ero bambino, non solo bambino, anche i primi anni di adolescenza, che a scuola, prima media, ci fecero vedere War Games. Film straordinario, andatevelo con Matthew Broderick, andatevelo a guardare perché è illuminante. Ovviamente stiamo parlando di un'epoca storica in cui era appena finita la guerra fredda e chi è nato, grosso modo, alla mia età si ricorderà di che cosa parlavamo noi bambini a scuola, alle elementari, di chi aveva il bunker antiatomico a casa. Di dove si trovava la testata nucleare più vicina e così via. Cioè, erano, me lo ricordo come se fosse adesso, cioè, si viveva con questo tipo di timore che appunto le grandi potenze si autodistruggessero con il lancio di una prima testata. E se andate a leggere i proclami di guerra, soprattutto provenienti dalla Russia, se non sono stati artefatti, questo scenario, insomma, ce lo auguriamo che non accada mai, ma se dovesse verificarsi, le preoccupazioni non saranno su Bitcoin o sul vostro portafoglio, ma tutt'altro, proprio perché ci ritroveremo in piena terza guerra mondiale con scenari che forse 30-40 persone al mondo sono in grado di provare a delineare sia come esito che anche poi come effetti sulla popolazione, sulla società, per non parlare poi sul lavoro. Simone, il 5% su base annua in ambito cripto non è un cacchio. Sì, però ricorda che si tratterebbe di un 5% su l'ETP di Cosmos. Penso che ti riferisci a questo, quindi ti esponi all'andamento di Cosmos, però hai il NAV delle quote che beneficia di questo contributo proveniente, sì, appunto come diceva Tommaso, è un ETP che costa zero, quindi in realtà tu il 5% no, lo ignori perché viene inglobato nel NAV, ti interessa che non costi il prodotto. Prendiamo le ultime. No, Andrea, non abbiamo preso profitto a Solana a 200 dollari. Io ho scaricato una piccola dotazione di ETN personali su Solana solo per liberare due dotazioni sul mercato cinese e compensarli. Quindi è stata un'operazione volta a liberare due fondi che erano sofferenti per le vicissitudini che contraddistinguono oggi il mercato cinese e beneficiare di quello che abbiamo detto prima, quindi realizzi la minusvalenza sui fondi e poi la vai a compensare con le plus su un altro, su un trade parziale, su un altro asset. E la liquidità generata è stata parzialmente reiniettata proprio su quelle tipi di Cosmos. Sì, adesso sono in molti che chiamano meme coin su Solana a fare attenzione perché ne vengono fuori 10 al giorno, quindi non possono aver successo tutte. Le meme coin dovrebbero continuare a trainare per parecchio tempo perché sono quelle che animano il tam tam sulle piattaforme dei social dei ragazzini. Le sto vedendo quotidianamente, anzi. Mi è capitato proprio anche di parlare con i figli di un collega che mi hanno chiesto se conoscevo la tal meme coin di Solana e mi sono caduto dal cielo. Dice, ma questa da dove arriva? Eh sì, perché qua c'è il burn che... Vabbè, ragazzi, tanti saluti anche a voi. Vincenzo, anche tu hai comprato Smog come noi, vediamo se darà questo tipo di soddisfazione. Dove può arrivare? Sei, lo sa solo sei. Vet
Vetpla probabilmente verrà smobilizzata proprio come è stata smobilizzata Algorand. Questo perché ci stiamo rendendo conto che alcune crypto asset che erano, cioè ci stiamo rendendo conto, abbiamo questa convinzione che alcune crypto asset che erano molto performanti nel precedente ciclo adesso stanno faticando a trasmettere momentum, ed è anche ragionevole perché questo ciclo sarà animato da Solana. Fine, non è inutile, non lo dico tanto per piaggeria, ma si capisce, anche chi non è del mestiere se ne sta rendendo conto, tant'è che proprio la stessa Black, vediamo se lo trovo qua, vediamo se lo trovo in tempo reale, fermi tutti, vediamo se riesco a trovarlo in tempo reale, quella cosa lì. Allora, eccola qua, vediamo, sì, si dovrebbe vedere, questo è, ecco lì, questo è una notizia di qualche giorno fa, di due giorni fa. Come potete notare, BlackRock dice, sostiene, quindi quello che vi piace tanto per Bitcoin, vi sta dicendo, guardate che abbiamo fatto una serie di valutazioni, l'ETF su Ethereum non ne frega proprio a nessuno, o se non altro ha, come potete notare, un tiepido interesse. E su questo stesso editoriale ci ha messo il freno a mano su Ethereum, ossia su Ethereum si voleva entrare con l'idea di cavalcare un eventuale rally che ci sarebbe potuto essere nei mesi successivi, con tutta il tam tam mediatico sugli ETF di Ethereum. Però se uno va a analizzare Ethereum, gli ETP in Europa, scopre che veramente non interessano a nessuno, perché sono prodotti che hanno più di 4 anni e hanno volumi che sono ridicoli. In taluni casi assorbe più Cardano o Binance come ETP. Probabilmente Ethereum sta pagando una serie di ritardi nello sviluppo e il fatto che non riesce più a competere, nonostante anche i recenti upgrade. Sì, si sono abbassate le fee sui layer 2, ma non possono ad ogni modo competere quelle fee con altre chain, non sto parlando solo di Solana. Puoi chiedere 10 centesimi di dollaro per fare certe operazioni su layer 2, quando su altre chain, con una velocità e una minor complessità, con un unico interfaccia web, senza dover spostare gli asset da una chain ad un'altra, lo fai istantaneamente a costo zero. Quindi layer 2 ad oggi, lo vediamo anche dalla price action, sono tutto sommato veramente modesti. Chiudiamo, oh, caspita, ci sono troppe domande, non riusciamo a prenderle tutte. Prendiamo le ultime due. Andrea, sì, Andrea concorda con me. State attenti, i real world asset potrebbe essere la nuova bolla del 2024, lo sto notando ovunque, cioè si sta parlando come se fosse la nuova rivoluzione tecnologica. Ci vorranno anni, ma forse un decennio, perché possono essere effettivamente implementati su larga scala. Mentre i DePIN sono già presenti con casistiche d'uso reali, ad esempio abbiamo HiveMapper all'interno di Solana con Oni. Abbiamo Ilium, sono tutte casistiche di DePIN già operative, che fa capire dove si può andare, e i DePIN da questo punto di vista sono ignorate dai più, forse perché è l'unica chain che in questo momento qua riesce a offrire quel tipo di interazione proprio a Solana. Allora, terminiamo con ancora Raul che chiede: entro 6-9 mesi il bull market è finito, e se ci sarà un alt season dobbiamo guacciarci le mani. Sì, Raul, è quello che è emerso all'investing di Napoli, è quello che è emerso confrontandosi a porte chiuse o a cena con alcuni colleghi, è quello che sta emergendo leggendo, studiando, analizzando gli editoriali
o i report di uffici studi, ossia che tutta quella euforia, tutta quella felicità per gli ETF, per tre ETF negli Stati Uniti, in realtà si trasformerà in un boomerang da qui a 6, forse 9 mesi, proprio come accadde per Tesla. Quando nel 2021 il buon Elon Musk disse: guardate che abbiamo comprato 1,5 miliardi di bitcoin in dollari, in bitcoin, tutto il mondo che faceva feste, le community erano in visibilio, e quello creò tantissimo hype. Poi si scoprì, e vi ricordate che cosa accadde quando si scoprì alla fine, all'inizio del 2022, che al quarto trimestre, anzi il terzo trimestre del 2021, il signor Musk aveva liquidato l'80% della sua dotazione, e di fatto vendendola in faccia a tutti quelli che erano arrivati grazie alla scia di hype creata. E che cosa poi si diceva, o come veniva apostrofato Elon Musk a fronte di questo? Attenzione, perché si stanno creando delle analogie. L'abbiamo visto anche proprio all'investing di Napoli, parlando su alcuni aspetti meramente tecnici degli ETF, che non si è mai visto chi opera nel mondo finanziario regolamentato, non ha mai visto niente del genere. Cioè non ha mai visto che un'istituzione finanziaria o un gestore di fondi scenda sul mercato spudoratamente in questo modo, chiamando ogni momento, ogni giorno, sì, mega quotazioni mostre e così via discorrendo. Ricordate che questi attori di mercato non gliene può fregare di meno del vostro denaro, tantomeno sono interessati a farvi guadagnare. In primis devono guadagnare loro, e non guadagnano, o guadagneranno con le commissioni su questi fondi che sono ridicole, 0, qualcosa, quando hanno fondi multi-asset, fondi azionari internazionali, fondi bilanciati che portano a casa dall'1,5 al 2% all'anno, con masse di 30 miliardi, 70 miliardi, un singolo fondo. Quindi rendetevi conto che da quel punto di vista lì è abbastanza risibile l'apporto che faranno. Se vi faccio questa rivelazione, che mi è stato servito proprio un assist lì durante l'investing di Napoli, quando c'era una tavola rotonda. Un giornalista molto vicino a Giorgio Scura, vicino agli ambienti massimalisti dei Bitcoin, mentre stava relazionando all'interno del suo intervento, ha proprio citato: sì, perché vedete, è abbastanza strano che questi interlocutori 3 anni fa parlavano male di Bitcoin come se fosse la peste e il diavolo, e poi 2 anni dopo hanno iniziato a incensarlo come se fosse il miglior asset del mondo. E lui proprio disse: chissà quanti ne avranno comprati magari in quel frangente. Ed è questo la tesi più accreditata su determinati ambienti finanziari, ossia che durante la criptoglaciazione o durante il bear market questi non sono stupidi, si sono messi a studiare, avranno fatto le loro valutazioni, hanno visto la ciclicità, il potenziale di performance e così via, e avranno iniziato a accumulare, non direttamente con cosiddette third party legal entities, cioè società collegate alla loro sfera d'azione, che potevano effettuare quelle operazioni, quelle operatività. Quindi accumulo lento, progressivo, non si sa quanti potrebbero averne accumulati. Fatalità, i due che continuano a portare capitali nel mondo ETF sono iShares e Fidelity, gli altri sono fermi al palo, ovunque, masse tutto sommato stazionarie o che si muovono di poco. Gli unici due che continuano a portare capitali sono questi due. E se noi, come avevo menzionato anche in altre occasioni, andiamo a studiare, a leggerci, a analizzare i prospetti di quegli ETF,
scopriamo la presenza, che sono menzionati sotto forma di disclaimer, conflitti di interesse, cioè lo menzionano proprio loro. Noi potremmo avere dei conflitti di interesse con la posizione del fondo, arrivando a un punto tale in cui potranno anche essere valutate operazioni antitetiche. Significa, ed è, io ho questo film innanzi, che mi sto facendo da svariato tempo, che è stato condiviso anche da alcuni miei colleghi, che in qualche modo questi ETF che adesso stanno raccogliendo capitale, con questo capitale si comprano i bitcoin. Ma chi li compra i bitcoin? Non sugli exchange. Eh no, li comprano da qualcun altro che li aveva, consentendo pertanto loro di scaricare la loro posizione e fare profitto. Se avevano una dotazione mostre vuol dire 300, 500 mila bitcoin, non lo sappiamo, dipende da quanto tempo hanno iniziato a accumulare, in più parti magari, o sotto forma di coalizione, perché possano performare bene, e tanto hanno bisogno che il prezzo salga lentamente e piano e progressivamente, in modo tale, man mano che sale, scaricano, sale e scaricano, e di fatto si realizza il tipico trasferimento di ricchezza, ossia i retail che arrivano con le aspettative di performance mirabolanti di quotazioni mostre, comprano gli ETF a prezzi 70.000, 80.000, quello che sarà, da chi li aveva magari acquistati a 10.000, a 15.000, a 20.000, quello che sarà. Quando termineranno queste operazioni, non ci sarà più bisogno di continuare a spingere gli ETF, perché a quel punto sarà neanche tanto fattibile andarli a comprare sugli exchange, perché non ce ne saranno. Provate ad andare voi adesso a comprare a mercato 5 bitcoin anche su exchange di qualità. Non trovate, cioè, rischiate uno spread di $200, cioè, dovete accettare l'idea, non so, faccio un esempio pratico, voglio comprare $70.000, 5 bitcoin istantaneamente, non c'è in quel momento profondità di mercato, quindi per spazzare via, devo spazzare via tanti di quei livelli che stanno sopra 70.000, che devo accettare di buttare sul mercato un ordine a 70.200, 70.300, in modo tale che mi va a prendere tutti i primi che ci sono fino all'esaurimento della mia dotazione. E attenzione che la stessa cosa accade poi quando si deve andare a vendere. Quindi adesso è una fase florida in cui questa condizione di mercato si trasmette positivamente sulla price action, perché si vede esclusivamente la luna, ma poi quando gira, ossia quando si deve uscire, che si deve vendere, accade esattamente l'opposto. Che ci sono pochi acquirenti in acquisto e tanti che vogliono uscire, a quel punto ti trovi con spike di $300-400. Li abbiamo visti già due flash crash in queste ultime 3-4 settimane, quindi non sono stati niente, perché i retail non vendevano in parallelo. Ora immaginate una smobilizzo parziale di ETF in aggiunta a raggiungimento di determinati livelli, con anche i retail, i bitcoiner, i hodler, una parte loro che desidereranno iniziare a vendere. E non è che ci vuole chissà quale grande fantasia. Tra 85 e 92 mila ci sarà un affollamento di ordini di vendita, non potranno essere serviti tutti a 90 mila. È per questo che si ritiene che gli ETF, una volta che avranno terminato questa loro funzione di exit liquidity per alcuni attori, presenteranno il conto a Bitcoin, creando le condizioni per un potenziale collasso della quotazione che forse non si era mai visto, perché a quel punto arriveranno i rider con le posizioni corte. Quindi, come adesso sono tutti contenti che la pressione è solo da un lato, poi sarà l'esatto opposto. E quando non c'è più tutta questa enfasi, non c'è più tutto questo tam tam, non ci sono più anche all'interno dei social network compra Bitcoin che va a 100, ma cominceranno
A 100 non c'è andato, o avrà superato 100, o magari si sarà spinto altrove, poi cominceranno le previsioni di chiamiamole fine ciclo, dove si può spingere questa volta in basso a causa delle uscite in take profit. Ad ogni modo, si tratta di capire come gestire, come abbiamo detto prima, la propria exit strategy per 3, 6, 9 mesi. E ricordate che se avete posizioni che stanno performando tanto, ma tanto vuol dire 5, 6, 7 per, e non lasciatele correre. Cominciate a dire, vabbè, io ogni per aggiuntivo, quindi da 7 per mi va a 8 per, mi porto a casa un 10%, da 8 per a 9 per mi porto a casa un altro 10%, perché quando si tratterà di uscire con una certa velocità o pretese di velocità, non troverete un mercato di difficile interpretazione. Quindi accettare l'idea di accontentarsi di un profitto particolarmente significativo e sulla base di quello poi pensare a come gestire l'operatività futura. Abbiamo sconfinato i 10 minuti, mercoledì ore 18, super live, e vediamo i dischi di mercato, i dischi geopolitici, possibili protezioni, quindi non solo l'oro ma anche treasury e così via, e poi alle 21, seconda round table di ISA, Italian Solana Alliance, e lì tutto Solana, meme coin, real world asset, DePIN, DeFi, stablecoin, NFT, siamo gli unici in Italia che sono in grado di dare questo tipo di visibilità, ma soprattutto anche interazione con altri che sono believer di Solana molto, molto, molti anni prima. I miei auguri di buon proseguimento di serata, buon trading, buoni investimenti e come sempre buona Solana a tutti. Noi ci vediamo lunedì prossimo alle 19.